conquista della parte settentrionale della terra di Canaan. Quando Jabin, re di Asor, seppe queste cose, ne informò Jobab, il re di Madon, il re di Sirmon, il re di Aksaf e i re che erano a settentrione, sulle montagne, nell'araba meridione di Kinaroth, nella Sefela e sulle colline di Doro Occidente. I Cananei erano a oriente e a occidente, gli Amorrei, gli Ittiti, i Perizziti, i Jebusei erano sulle montagne e gli Evei erano ai piedi dell'Ermon, nella regione di Mispa. Allora essi uscirono con tutti i loro eserciti. Erano una truppa numerosa, come la sabbia sulla riva del mare, con numerosissimi cavalli e carri. Tutti questi re si allearono e vennero ad accamparsi insieme presso le acque di Merom, per combattere contro Israele. Allora il Signore disse a Giosuè: «Non temerli, perché domani a quest'ora io gli consegnerò tutti i trafitti davanti a Israele. Taglierai i garretti ai loro cavalli e appiccherai il fuoco ai loro carri». Giosuè, con tutti i suoi guerrieri, andò contro di loro presso le acque di Merom, a sorpresa, e piombò su di loro. Il Signore li consegnò nelle mani di Israele, che li batté e li inseguì fino a Sidone, la grande, fino a Misfre-Frotmaim e fino alla valle di Mispa, a oriente. Li sconfissero fino a non lasciar loro neppure un superstite. Giosuè fece loro come gli aveva detto il Signore, tagliò i garretti ai loro cavalli e appiccò il fuoco ai loro carri. In quello stesso tempo, Giosuè tornò indietro, conquistò Asor e passò a fil di spada il suo re, perché prima Asor era stata la capitale di tutti quei regni. Passò a fil di spada ogni essere vivente che vi era, voltandolo allo sterminio. Non risparmiò nessun vivente e appiccò il fuoco ad Asor. Giosuè prese tutti quei re e le loro città, passandoli a fil di spada. Li votò allo sterminio, come aveva comandato Mosè, servo del Signore. Tuttavia Israele non incendiò nessuna delle città costruite su colline, a parte Asor, incendiata da Giosuè. Gli israeliti presero tutto il bottino di queste città e il bestiame. Passarono però a fil di spada tutti gli uomini fino a distruggerli. Non risparmiarono alcun vivente. Come aveva comandato il Signore a Mosè, suo servo, così Mosè aveva comandato a Giosuè e così Giosuè fece, non trascurando alcuna parola di quanto il Signore aveva comandato a Mosè. Ricapitolazione di tutte le conquiste. Giosuè si impadronì di tutta questa terra, la zona montuosa, tutto il Negev, tutta la regione di Gosen, la Sefela, l'Araba, le montagne di Israele e il loro bassopiano, dal monte Calac, che sale verso Seir, fino a Baal Gad, nella valle del Libano, ai piedi del monte Ermon. Catturò tutti i loro re, li vinse e li uccise. Per molto tempo Giosuè fece guerra a tutti questi re. Non ci fu alcuna città che facesse pace con gli israeliti, eccetto gli Evei, che abitavano a Gabaon. Li presero tutte con le armi, perché veniva dal Signore che il loro cuore si ostinasse a dichiarare guerra a Israele, per votarle allo sterminio senza pietà e così distruggerle, come il Signore aveva comandato a Mosè. In quel tempo Giosuè andò a eliminare gli Anachiti dalla zona montuosa, da Hebron, da Debir, da Anab, da tutti i monti di Giuda e di Israele. Giosuè li votò allo sterminio con le loro città. Non rimasero Anachiti nella terra degli Israeliti, ne rimasero alcuni solo a Gaza, a Gat e a Asdod. Giosuè prese tutto il territorio, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Giosuè lo assegnò in eredità a Israele, secondo le loro divisioni in tribù, e la terra visse tranquilla, senza guerra.